Ieri sera a Zero Branco c'è stata un'attentata rapina in un centro benessere. Un uomo incappucciato ha tentato di rubare l'incasso. Siamo qui con Monica che era in servizio. Monica, cos'è successo ieri sera? Ieri sera, campane tendono come colore, tutti i colori, vedo, anche qua lungo cotone. Quindi hai sentito suonare il campanello? Solela campanello, io subito andiamo fuori, aperto. Io vedo l'anello, paura, io sempre. Ed era un uomo incappucciato? Sì, cappucciato. Con un coltello? Coltello. Che cosa ti chiedeva? Coltello, sì, se me andiamo attendono subito, solo di. Soldi, Sì, soldi. io, tu no, solo di, tu me così, coltello. Ti ha afferrato al braccio? Sì. E è riuscito a rubare? Tu andiamo a casa, solo io subito andiamo fuori, uscita, io aiuto fuori. Hai chiesto aiuto a chi? Io andiamo fuori qua, parlo cliente sentito, come capo sentito. Hai avuto paura? Quanto paura. Era la prima volta che ti Sì, succedeva. Grazie. prima volta qua, tele mese di più. Fabio Kin, titolare del bar, il primo a intervenire quando ha sentito le urla della dipendente del centro massaggi. Cosa hai Niente, io ho fatto, appena Fabio? sentito le grida, sono uscito e ho visto lei che era agitata, abbiamo chiesto cosa era successo, venne una sagoma che scappava verso il villaggio degli Alpini, in più non ho visto, ho cercato un attimino di capire cosa è successo, se c'erano problemi, avendo avuto clienti e ragazzi e ragazze qua davanti, l'incolumità di loro più che altro. Hai avvisato subito Ho i avvisato carabinieri? subito le forze dell'ordine, sono usciti subito, per fortuna che erano qua in zona e hanno cercato nemmeno di mettere a posto le cose. Di più non ho visto. Ti posso dire se era armato oppure no, perché direi che è evidentemente falso. Di altro non so dirti. Grazie.